Simone Ragusi, partita particolare per te, in caso naturalmente dovessi fare questa trasferta con la prima volta appunto col Benetton Treviso, giocheresti con la tua ex squadra? Sicuramente sì, sarebbe particolarissima, è una cosa che ho sempre sognato di fare, che diciamo non è proprio un'ex squadra perché io mi allenavo con loro, non ho mai giocato, non ho mai avuto l'opportunità di giocarci con gli Ospreys e finora è sempre stato un sogno, poterci tornare da rivale per me sarebbe veramente tanta roba perché anche mi ricordo quando mi dissero che non mi avrebbero confermato scherzando a Andrew Orr, loro direttore sportivo degli Ospreys, gli avevo detto che un giorno sarei tornato e scherzando gli ho detto per vincere e chissà. Nell'ultima intervista che avevamo fatto assieme, appunto, avevi parlato quasi di un sistema, di un modello Ospreys, dicendo che anche quando le cose magari cambiano, cambia qualche giocatore, ma alla fine sono tutti improntati su quel gioco lì. Com'è effettivamente allora questo modello Ospreys? Quello che ti avevo detto settimana scorsa è anche adesso a riguardare i video giocano tali e quali come giocavano 3 anni fa. I giocatori qualcuno è cambiato, ma penso magari qualche nome se n'è andato via, però sono venuti su dei giocatori che sapevano già fare quel tipo di gioco, che già praticano quel tipo di gioco dalle giovanili, quindi sono dentro il gioco, sono dentro in quel gioco in maniera tale da che per loro viene facilissimo, non è troppo difficile da prendere. Noi siamo un po' tanti giovani, tanti nuovi giocatori che arrivano da tanti posti diversi, dal mondo, dall'Italia, dall'Europa, quindi per noi è un po' più difficile. Per loro è facilissimo, loro sanno già alla prima partita tutti cosa devono fare. Per te che sei tre quarti, naturalmente, con più possibilità di ruolo, diciamo, anche da questo punto di vista gli Ospreys sono un po' un modello, no? Tecnica e grande velocità sono tra i punti di forza. Sì, il loro punto di forza sono sicuro che è il ritmo. Loro costruiscono il loro gioco sulla velocità, esatto, ma soprattutto sul ritmo. Loro ci tengono a dare ritmo, non si preoccupano tanto di fare la giocata, lo schema. Loro si preoccupano di fare 20 fasi di fila, che tanto sono sicuri che prima o poi lo trovano il modo di fregarti. In queste ultime settimane, come hai visto invece il Benetton e i tuoi compagni di squadra e anche te stesso, naturalmente? Ma la squadra io l'ho vista bene perché comunque dal punto di vista attitudinale, dal punto di vista di voglia, c'è tanta voglia di tutti. Poi certamente non siamo stati sicuramente all'altezza di quello che si aspettava la gente, ma a noi non ci importa troppo di questa cosa qua perché sappiamo di essere una squadra nuova e la priorità in queste partite era conoscerci, conoscerci, prendere un po' più di confidenza tra di noi a livello di squadra e niente, sono comunque contento. Invece a livello personale, sono contento che mi hanno lasciato la possibilità di giocare, soprattutto anche come estremo, sono abbastanza contento e niente, io mi sono giocato le mie carte e se mi vogliono comportare al Liberty Stadium sono pronto. Ascolta, appunto, parlando della partita del Liberty Stadium, conoscendo anche un attimo quella che è la realtà di questo avversario degli Ospreys, che tipo di partita potrebbe essere? Sarà sicuramente una partita dove loro saranno favoriti, dove non avremo niente da perdere, ma non è una scusa per andare lì e prendere 50 punti, assolutamente no. Come ti ho ripetuto, io voglio andare lì per vincere, come tutte le partite che voglio giocare, nella mia che gioco, che ho giocato, che giocherò nella mia vita, io giocherò per vincere. Poi sicuramente loro avranno più possesso di palla e noi dovremo placcarli e farci trovare pronti in qualsiasi situazione di gioco. E loro metteranno ritmo, faranno fasi, 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 noi dobbiamo essere pazienti, essere disciplinati, difendiamo in 15, non ci passano. Se qualcuno impazzisce, forse là ci sarà qualche Tu lo problema. scorso anno naturalmente non c'eri, ma il
gli Ospiti sono costati la sconfitta più pesante nella storia del Benetton in un periodo anche un po' particolare, naturalmente assenti nazionali, sì, eccetera. Sì. L'anno scorso, sì. E vabbè, c'erano anche vari permit player che non avevano ancora fatto tipo qualche un allenamento solo. È proprio quello che dicevo anche prima. Sai, loro partono favoriti da questo punto di vista, perché noi abbiamo questo sistema di permit player, quindi c'era il vari Acosta, Bakin, mi sembra, e qualche altro giocatore che adesso non mi viene in mente, che non sapevano niente di quello che è Benetton, del gioco del Benetton, la filosofia degli allenatori, e come sono i compagni di squadra. Invece lì, proprio essendo una franchigia, essendo più essendo proprio la cima di una montagna, di una piramide, di una piramide che ci sta sotto, i giocatori, i ragazzi, le persone che entrano in squadra sanno tutti già benissimo cosa dovranno fare, cosa si gli aspetta, come la pensa l'allenatore, cosa vogliono i preparatori atletici, che tipo di esercizi devono fare anche in palestra, perché davvero là è proprio una cosa pazzesca. Sono molto organizzati, sono tutti uniti, tutti tra di loro, è il loro punto forte, e per noi siamo ancora un po' lontani da questo tipo di rugby, però ci arriveremo. No, dovremmo imparare da loro per certi lati, per certi aspetti.